E allora il Gubbio sale e torna in Lega Pro, ai playoff ci vanno matematicamente Gavorrano, Montecatini e Poggi Monzi, retrocesse invece in eccellenza Gualdo, Casa Castalda e Spoleto. Parleremo di questo ed altro, dei verdetti dell'ultima giornata di campionato con il tecnico della formazione degli juniores nazionali del Poggi Monzi, Alessio Lucia. Buonasera. Buonasera a lei. Allora, partiamo subito dai verdetti, però chiaramente mi concentro subito sul Poggi Monzi, non una gara scintillante, bellissima, quella contro il Città di Castello, però un tuo ragazzo, un tuo calciatore, Fontani, un classe 98, ne parleremo ampiamente, regala i playoff matematici al Poggi Monzi. Sì, Nicolò, visto che è entrato negli ultimi 10 minuti, è riuscito a entrare subito in partita e si è mosso molto bene sul fronte d'attacco del Poggi Bonsi. Finché per fortuna è riuscito a capitalizzare l'unica occasione che lui ha avuto sotto porta con lestezza, rapidità e cinismo massimo, e quindi riuscendo a regalare questa tranquillità playoff finalmente ai Leoni. Sì, 10 minuti per Fontani, al quarto pallone che tocca, è quello buono, su Torre di Mattia, Fontani trova la zampata giusta. Andiamocela a vedere in un minuto quello che è stato Poggi Monzi, Città di Castello. 32esima di campionato, Allotti e Poggi Monzi contro Città di Castello. Leoni in campo con il 4-3-1-2, Coresi fa il play basso, Brescia il trequartista in attacco, Valenti e Foderaro. Risponde invece il Città di Castello con il 4-3-3. Subito pericolosa la squadra di Fiorucci, calcio piazzato da destra col mancino di 20 anni, palla alta sopra la traversa di Pagnini. Poggi Monzi però distratto in questa circostanza, Fenati serve Diemé, il destro ineccepibile, palla sotto la traversa che carambola sulla traversa e finisce in rete. È il decimo gol in campionato per Diemé, dalla gioia del Città di Castello al sinistro ancora di 20 anni che scalda le mani a Pagnini. Però il Poggi Monzi riesce a pareggiare, traversone di Mariotti, Foderaro anticipa tutti sul primo palo, nono gol in campionato per lui, non segnava da febbraio contro il Gualdo Casa Castalda. Attenzione però qui al Città di Castello con il destro da buonissima posizione di Mancinelli. Siamo in chiusura di tempo, minuto numero 36. Impatta bene Foderaro con la testa, ma non benissimo. Nella ripresa il palo salva il Poggi Monzi. Qui Pilleri, sinistro a pelo d'erba. Il Poggi Monzi è salvato dal palo. Leoni che però riescono a sorpassare gli Umbri. Mattia offre a Fontani la palla del 2-1. Eccolo qua. Primo gol con la maglia dei Leoni per Fontani per il classe 98. Rete che vale 3 punti. Playoff agganciati matematicamente. È il 13° risultato utile consecutivo. Questo dunque è il successo, la vittoria numero 14 in campionato per il Poggi Monzi, 2-1 su Città di Castello. Però, Lucia, perché risultato importante della formazione juniores nazionale del Poggi Monzi, avete vinto il vostro girone, adesso vi attende la fase ad estensione nazionale, 21 maggio, il ritorno il 25 se non Sì, erro, sì, sì. però riavvolgiamo un po' il nastro perché raccontaci un po' questa esperienza, prime gare senza successi, la squadra fa le prestazioni, non arrivano i risultati e poi scatta la scintilla, scocca la scintilla. E tenete la freccia accesa, un'espressione Bravo. a te molto cara. Sì, è un'espressione che ho voluto sempre dire ai ragazzi il lunedì, ogni volta che ci trovavamo nel post partita e alla ripresa della settimana d'allenamento, perché comunque si vedeva ovviamente in ogni gara una costante crescita dei ragazzi, dei reparti, del collettivo, e quindi dovevano continuare a credere in un obiettivo che inizialmente era prefissato con la società, che era i playoff, ovviamente, quindi andare alle fasi finali. Beh, poi effettivamente è arrivata la fase finale passando per primi in classifica, e questo ci favorisce in qualche modo perché bypassiamo un momento di calcio abbastanza difficile, che è quello dei playoff. Sono doppia gara, poi l'accesso a un triangolare, e soltanto la vincitrice del triangolare, delle provenienti dei vincitori dei playoff, dopo accede realmente agli ottavi di finale. Per cui sono 5 gare molto dure a mio avviso, anche perché ti vai a scontrare con squadre comunque organizzate. Certo, in Non realtà è sono importante. le realtà poi del girone, che non sono proprio omogenee, e quindi qualche difficoltà in più c'è, anche proprio come organico e soprattutto come tempistiche, perché i giorni sono poi ravvicinati tra i playoff e i triangolari. Noi abbiamo fatto il nostro percorso, sì, all'inizio, come dicevi te, sono mancati risultati pieni, diciamo, perché poi in realtà il risultato sul campo arrivava sempre.
le partite erano un po' scoppiettanti, effettivamente era un calcio divertente, era un calcio, appunto, tra virgolette, come il calcio di Lucia, un calcio offensivo, di possesso, tu vuoi la palla, vuoi il dominio della palla sempre. Sì, no, il nostro è un calcio, io lo chiamo, quando l'ho presentato ai ragazzi inizialmente era un calcio, io l'ho immaginato filo spagnolo, quel calcio un po' stile Barcellona, ovviamente i giocatori sono diversi, ma l'idea di gioco deve essere quella del dominio della palla, quella di riuscire sempre a trovare il giocatore libero, quella del vincere il superamento dell'avversario attraverso il 2 contro 1, attraverso il 3 contro 2, attraverso il 4 contro 3, mai alla ricerca della individualità. L'individualità sì, ma soltanto in determinate zone di campo e con determinati giocatori che poi hanno le caratteristiche e le attitudini specifiche buone per poter saltare l'uomo, quindi non rischiare magari un intercetto e quindi poi una ripartenza avversaria che dopo magari potrebbe metterci in difficoltà. All'inizio la ricerca dei flussi di gioco che io chiedevo loro stentava un po' a venire, finché poi pian piano i gol arrivavano, non riuscivamo a fare le chiusure preventive. Ovviamente sono ragazzi di 17-18 anni che non avevano mai lavorato su questi principi, per cui all'inizio, diciamo, un tempo tecnico anche, certo, in realtà per... diamo tempo al tempo. Esatto, per cambiare anche la propria filosofia di gioco che avevano avuto fino a quel momento, che bensì a molti di loro avesse portato risultati perché avevano vinto già qualcuno di loro anche il campionato regionale l'anno precedente, poi mi sono ritrovato io negli universi nazionali, però io chiedevo un'aggressività anche tutto il reparto difensivo, quindi una chiusura preventiva delle eventuali palle in uscita provenienti da intercetto su una nostra azione offensiva. E questa è una mentalità che forse qui ritroviamo un pochino poco nel nostro calcio giovanile. Calcio di coraggio, spensierato il tuo... Sì, un calcio divertente. Io sì, anche detto... in contraddizione con quella che è la classica mentalità italiana, no? È un proprio ribaltamento concettuale abbastanza grosso il tuo, e poi insomma i risultati ti stanno dando ragione, ancora di più, dico io, lasciamo da parte i risultati, poi sono le prestazioni. Sì, la prestazione contano. È sempre stata molto buona, sin dalle prime gare. Poi abbiamo fatto 4 pareggi e alla quinta giornata arrivò la vittoria. Però mi piace ricordare sempre ai ragazzi che noi abbiamo girato il girone d'andata, eravamo sesti e siamo stati tutto il girone d'andata in ottavi, settimi, sesti a 12, 13 punti dalla prima. Poi il girone di ritorno, dopo una vittoria bellissima, eclatante in casa con il Grosseto per 5-1, dove lì veramente fu il coronamento di quella ricerca di gioco che io volevo, era l'ultima mi pare del girone di andata o la penultima del girone di andata, e lì effettivamente davanti anche peraltro a un bel pubblico scese anche il direttore sportivo giù a farci complimenti perché ci aveva visto giocare veramente bene, una tranquillità, una fluidità di palleggio da squadra di grandi, chiamiamola così, e comunque i ragazzi hanno sempre 17-18 anni, per cui anche caratteristiche tecniche magari in qualcheduno ancora non ben raffinate, chiamiamolo così. E poi di lì abbiamo, con la freccia accesa, come dicevo a tutti, questa escalation, tenuto la fiducia costante che potevamo raggiungere l'obiettivo fino ad arrivare alle ultime 9-10 partite, dove ho lavorato anche dentro lo spogliatoio psicologicamente al fine di raggiungere proprio l'obiettivo. Facendo come? Cioè, scrivendo semplicemente un cartellone, e ogni lunedì facevo colorare una lettera di questa scritta obiettivo ai ragazzi, finché il nostro obiettivo era il raggiungimento dei playoff. Alla fine in realtà abbiamo colorato l'ultima lettera, andati sopra, l'ultima lettera, perché siamo arrivati primi, quindi molto piacere. Sicuramente. Ci ascoltiamo adesso il DS del Poggio Bonzio, Giuseppe Cianciolo, ci parla ovviamente di quella che è stata la gara dei Leoni contro il Città di Castello. Non è stata una bella partita, però devo dire che abbiamo vinto di squadra, una squadra che qui bisogna dare merito all'allenatore, che è riuscito a compattare un gruppo importante, questo ve lo garantisco perché io la vivo tutti i giorni con i ragazzi, ci vado spesso anche fuori, questo è un gruppo molto compatto che poi in campo danno sempre tutto, ecco, e questo credo che sia la cosa più importante in questa categoria, e qui devo dare merito a Massimo perché è stato bravissimo. Poi insomma fare 13 risultati consecutivi
non è poca cosa. Queste dunque le parole di Giuseppe Cianciolo, direttore sportivo del Poggio Monzi. Lucia, adesso ci aiutiamo con le immagini, andiamo a rivedere i due gol. Prima quello di Foderaro, l'attaccante di oggi, quello di Fontani, che forse può diventare anche l'attaccante del Poggio Monzi del Lo domani. spero. Lo speriamo anche noi per il ragazzo. Prima la rete di Foderaro, questa palla di Mariotti tagliata in mezzo sul primo palo, poi Foderaro, un attaccante che magari, come dice Cianciolo, ogni tanto non lo vedi, poi nell'episodio è uno che Arriva, incide e certo. dimostra di essere un attaccante vero, quindi Sì. gol da punta Sì, raffinata, molto raffinata per la ha Serie. fatto un gol molto bello perché era già in movimento prima dell'avvio della palla dentro del cross e lui è riuscito ad anticipare tutti sul primo palo con un bello stacco e una torsione completa del busto e del collo e quindi ricercando proprio la palla sul secondo palo perché con rapidità si vede bene anche delle immagini, è riuscito a entrare sul primo palo, fuori addirittura dallo specchio della porta, quindi da attaccante vero, senza Qual dubbio. è? Nono gol in campionato per Giovanni Foderaro, mentre Fontani, che segna la sua prima rete in assoluto con i grandi, con una prima squadra, questa Torre di Mattia, poi c'è la gambona Sì. in estirata, la mette dentro, il gol che ricordiamo Beh, regala i io playoff al sì, Poggio Monzi. darei tanto valore al gol di Fontani perché al di là della tranquillità dei playoff, hanno vinto una bella gara in campo, in casa, e sofferta peraltro perché insomma, è stata una partita combattuta ed equilibrata sotto tanti punti di vista, nonostante che gli avversari fossero già salvi, quindi non avessero particolari obiettivi per i quali giocare una partita onesta e leale. In realtà hanno dato tutto in campo. E credo che forse il gol derivante la vittoria arrivava da un calcio d'angolo, probabilmente uno schema, perché si andava alla ricerca dell'uomo del Poggio Bonsi più alto come statura e Mattia, il quale probabilmente aveva proprio il compito di dover fare la torre per qualcuno che era appostato là, i tre attaccanti, e tra i tre c'era Fontani. Ovviamente Fontani con la sua rapidità e la sua lestezza di un buon attaccante giovane è riuscito a metterla in rete. Sono quei gol che molto spesso i giovani sbagliano per l'impeto e per la tirano alta, no? Oppure la tirano addosso al portiere. Fontani invece è riuscito a stare lucido, come è anche poi lui caratterialmente, un ragazzo molto umile, un ragazzo molto Isolato, equilibrato. misurato, pagato e lui spesso ascolta all'allenamento ciò che gli viene detto e spesso chiede anche chiarimenti perché vuole imparare, vuole migliorare ovviamente la sua parte di tattica individuale e questo credo a ogni allenatore faccia molto piacere perché in qualche modo poi lascia qualcosa al giocatore. Indubbiamente. Ci ascoltiamo adesso Cianciolo che parla di Foderaro e di Fontani, soprattutto di Fontani. Ascoltiamo. Allora, Foderaro credo che questi sono i suoi gol come lo conoscevamo noi. Era il non Foderaro quello che non li faceva i gol, chiaramente. Ma su Giovanni è un giocatore che il Poggio Monzi ci ha sempre puntato e ci punta perché puoi anche non vederlo a tratti nella partita. Però se capita poi una palla la mette dentro, per cui è un giocatore per noi fondamentale. In quanto a Fontani, ribadisco, Fontani è con noi dal settore giovanile, per cui è già con noi 4-5 anni, è un ragazzo ha tutti i mezzi per diventare giocatore. Ad oggi, fra virgolette, è ancora bimbo, perché che conosco bene, lo conosco bene, Nicolò, è ancora bimbo. Al momento che gli entra la malizia, la cattiveria calcistica, un giocatore che ha tutto per diventare un giocatore importante perché ha struttura fisica, ha capacità tecniche, destro, sinistro, forte di testa. Per cui se ci crede, credo che sia un ragazzo che ha potenzialità per diventare un ottimo giocatore. Alessio, senti, che coppia è Foderaro Fontani? Sono compatibili? È assortita bene questa coppia, secondo te? Beh sì, sicuramente sì, perché Nicolò è un ragazzo molto bravo, è in costante crescita e la sta dimostrando all'inizio dell'anno anche se ha giocato poco. Nicolò ovviamente è un ragazzo che nella sua categoria, negli juniores, avrebbe potuto far sempre la differenza, ma la società ha scelto di farlo allenare in prima squadra tutto l'anno e quindi tenerlo sempre a disposizione come attaccante nel momento del bisogno per la prima squadra. Ovviamente
veniva meno la presenza del sabato con gli juniores, del quale peraltro c'è Davide Penso che da buon centravanti ha totalizzato oltre 30 Fatto una valanga gol, di reti. sì, quindi non c'era comunque diciamo la necessità di averlo nel reparto offensivo dei ragazzi. In realtà è cresciuto tantissimo sotto l'aspetto fisico, sotto l'aspetto caratteriale. Fontani si trova nel momento di difficoltà maggiore, secondo me, per i ragazzi di 17 anni che si trovano a vivere il trapasso tra settore giovanile e prima squadra. È il momento dove spesso nei ragazzi, statisticamente parlando, la presunzione prende il sopravvento e quindi cominciano un po' a rispondere all'allenatore e non riescono a stare dietro a ciò che dice il preparatore atletico e a volte, molto spesso, succede o l'abbandono o addirittura diciamo, la richiesta di voler andare a giocare nelle categorie inferiori perché non voglio stare in panchina, quando in realtà nei ragazzi di 17 anni il momento dell'umiltà, del vedere, di trovare nel proprio gruppo squadra, il proprio mentore, che in questo caso poteva essere per Fontani, per esempio, la sua guida, poteva essere il suo Caronte, poteva essere ovviamente Giovanni Certo. Foderaro, o prima ancora vedere qualcosa anche da Zuppardo. Quindi ha avuto a disposizione la possibilità Di rubare di rubare, qualcosa con lo sguardo, certo, non perché fa poi male. alla fine è un po' il segreto dei calciatori, è il segreto degli allenatori, quello di cercare di prendere qualcosa da qualcuno, farlo proprio, modificarlo, modellarlo e poi farla diventare la propria arma. Io credo che insieme potranno essere, se la società vorrà, un tassello importante per la nascita della costruzione del reparto offensivo anche del prossimo anno. Che poi Cianciolo definisce Fontani calcisticamente bimbo, ovviamente una fase, come dicevi prima, di grande crescita, grande evoluzione, trasformazione, anche transizione. A che punto è sotto questo aspetto? Nel senso, è fondamentale il trapasso da juniores a prima squadra per diventare giocatori, diventare anche uomini sostanzialmente. Certo. Come ti dicevo prima, fisicamente e caratterialmente è cresciuto tanto. Adesso lui non ristorna nel contrasto o nella ricerca della palla, comunque con difensori importanti come può incontrare in prima squadra, con i quali si allena in prima squadra. Sentire l'aggressività in prima squadra degli allenamenti anche di Checchi, Mariotti, Manes, lo stesso Ticci, Obori, che comunque all'inizio dell'anno che giocano titolari, credo che un ragazzo del 99, Fontani, faccia molto bene. Faccia molto bene, gli insegna la copertura della palla, gli insegna quando essere aggressivo, quando invece andare nello spazio. Io penso che Fontani abbia fatto una grossissima crescita quest'anno e pian piano sia pronto per bypassare forse anche quelle categorie di transizione, può essere un campionato di eccellenza o promozione, perché è grande anche di testa, quindi, come dicevo prima, è umile, è attento e è volenteroso. Ce l'ascoltiamo, proprio lui, Niccolò Fontani. Era una vittoria che cercavamo e mi sono ritrovato lì e ci vuole anche fortuna per far gol e sono contento perché è già una soddisfazione giocare in prima squadra, poi trovare il primo gol a quest'età e sono parecchio contento. Senti, non è l'esordio assoluto, però gli attimi prima di entrare in campo, cosa hai pensato? No, non è l'esordio, avevo già rigiocato e prima di entrare in campo, non lo so, volevo dare tutto, volevo far bene perché il mister mi ha dato fiducia e sono entrato, ho trovato il gol. Si chiude Fiducia da parte di Fusci, fiducia da parte della società. Che ambiente è per te, Poggi Monzi? bene. Poggi Monzi, io ormai il quarto anno sono qui, sono trovato molto bene. E con gli juniores abbiamo vinto il campionato nazionale. L'anno scorso ho vinto il regionale con gli allievi. Quest'anno ho questa opportunità e Poggi Monzi sto trovando molto bene. L'ultima domenica c'è il derby con la Collegiana al Manni, allora Fontani che messaggio lancia a Fusci? No, domenica partita importante, è il derby, sentita anche da tifosi e non so se deciderà di farmi giocare, darò tutto come sto provando a fare sempre. Non è che Fusci ci sta pensando a lanciare dal primo minuto Fontani? Può essere, secondo te, una soluzione. Poi domenica c'è il derby, in trasferta contro la Collegiana. È una mossa prematura, secondo te? Ah, sai, il derby è sempre una partita particolare, poi Fontani è nato qua, per cui la sentirà e la sente in maniera particolare e credo che forse possa essere un po' prematuro farlo
partire dal primo minuto in un derby. Sarebbe una cosa bellissima per il calcio. Grande attestato di stima. Sarebbe un grande attestato di stima. Io ovviamente non so cosa vorrà fare il mister, ma mi piacerebbe tanto vederlo dal primo minuto. Capisco che sarebbe un po' come mandare il guerriero nell'arena. Se forse non è pronto, lo potrei mettere in difficoltà. Pertanto, se forse il mister non lo schiererà dal primo minuto e lo farà giocare dopo o non lo farà giocare, sarà esclusivamente per questo motivo, non certo perché Fontani non è pronto. Certo. Fontani è pronto, lo ha dimostrato anche sabato, anche domenica, ma mandare un guerriero nell'arena prima del suo tempo probabilmente può diventare una scelta prematura. Può essere controproducente. Sì, per il ragazzo stesso che magari perde fiducia nei propri mezzi e strumenti calcistici ancora prima magari di poter vivere delle partite più alla sua portata. Certo, prima parlavamo del tuo calcio offensivo, di possesso, aggressivo, un calcio spensierato, spagnoleggiante, passami un po' l'espressione. Lo scorso anno per te, Alessio, è stato un momento particolare, comunque un momento di grande teoria, di grande apprendimento. È ovvio, no? L'allenatore che è fermo deve studiare, deve continuamente aggiornarsi. Come l'hai vissuto tu quel periodo? Però c'è la voglia magari di tornare sul campo, la voglia di poter dare qualcosa ai ragazzi, vederli crescere, vederli migliorare. Certo. Come ci si riesce poi a mantenere anche questa lucidità, questa freddezza quando si è fuori e si osserva gli altri? Beh, sicuramente è la dimostrazione massima a se stessi della passione che un allenatore ha. Io sono molto passionale e tutto ciò che faccio lo faccio ricercando i migliori strumenti, ciò che mi può dare il miglior frutto, quindi ho trascorso molto del mio tempo a Coverciano, nella sala biblioteca, dove lì si può trovare tantissimo materiale sul quale approfondire i propri pensieri calcistici, perché poi alla fine non è che sui libri si impara a fare calcio, sui libri o sulle tesi o parlando, interfacciandosi con allenatori importanti, a Coverciano ho avuto il modo di scambiare delle opinioni, ascoltare e fare mie, come ti dicevo prima, alcune teorie calcistiche sulla quale poi ho fatto delle mie elaborazioni, e nelle mie elaborazioni viene fuori la mia filosofia di calcio, come ogni allenatore ha. Ovvio. La mia filosofia è, come te hai detto bene, divertente, spagnoleggiante, dove non abbiamo sempre la ricerca della profondità, bensì spesso la ricerca del palleggio ragionato, la ricerca della possibilità, come ti dicevo prima, di superare l'uomo attraverso i compagni e non attraverso le individualità, perché quello magari all'inizio partita possono essere spunto di grandi vantaggi per generosità fisica o per lestezza dell'attaccante, ma poi devi lavorare su una filosofia, perché la partita dura 95 minuti e spesso nel secondo tempo, in alcuni momenti della gara, ci sono le difficoltà per poter superare l'uomo in dribbling nell'uno contro uno, quindi devi appoggiarti alla tranquillità, alla mia tranquillità me la dà la mia squadra come giocatore, quindi quando il corpo squadra lavora bene sicuramente diventa più efficace il calcio corale. Sì, un calcio diametralmente opposto rispetto a quello di Fuscia, a quello del Poggio Monza, cioè quello di Fuscia è un calcio di attesa, di densità, è ficcante in verticale, ricorda a tratti anche quello di Castori, molto massacrante con questa ricerca soprattutto in profondità degli attaccanti. Il tuo è completamente un'altra filosofia, poi non esiste secondo me una più giusta di un'altra. No, quello, dipende, no, ognuno dipende ha i propri strumenti, come li chiami tu. Esatto, poi dipende anche dalle risorse calcistiche che ogni allenatore ha, ogni allenatore riesce a vedere nei propri giocatori, nelle caratteristiche che riesce ad estrapolare e capire che possono diventare arma pro tuo e non ti vanno a mettere in difficoltà, quindi lavorare spesso sulle doti fisiche dei giocatori è importante, non sempre però è fondamentale, quindi spesso anche organizzare qualcosa di diverso potrebbe essere una buona gestione del gruppo squadra. Ovviamente mister Fusci sa cosa deve fare perché ha esperienza nella categoria, e è stato calciatore, per cui credo che non si possa ovviamente insegnare niente a mister. Detto questo, siamo due calci diversi perché abbiamo due squadre diverse.
Certo. Proponiamo due calci diversi perché abbiamo due gruppi, squadre diverse. Interpreti sicuramente differenti. Sei un allenatore giovane, un classe 78. 78. Se non erro, chi è? C'è uno stereotipo, un allenatore che ammiri in particolare, oppure come dicevi prima tu, cioè osservi tutti e da ognuno prendi qualcosa e poi rimodelli una tua idea di Alessio Lucia? Senz'altro. Infatti come... Però dovendo fare dei nomi, dai, c'è qualcuno che osservi certo, di certo. Altri. Come potrai immaginare, ovviamente, dicendoti che ho preso un po' da tutti, ti tirerò fuori dei nomi che sono ovviamente diversi tra loro. Chiaro. Quindi partiamo da Mourinho per quanto riguarda la gestione della squadra, del gruppo, l'empatia che si va a creare con i giocatori, il richiedere loro tantissimo, tantissimo sacrificio, tantissimo rispetto delle regole, tantissimo apporto morale e fisico alla squadra e allo spogliatoio. Poi c'è l'altra parte, poi c'è la parte ovviamente spagnoleggiante, quella di Guardiola, quella filo italiana di Montella, dove il palleggio è alla base di tutto e più transizioni meno transizioni negative noi abbiamo, più è nostra la palla e quindi certo. In meno azioni offensive gli avversari hanno, pertanto tenere il dominio della palla diventa fondamentale e a me piace molto. E ovviamente poi c'è anche un altro aspetto, non tutte le partite possono essere giocate così e quindi anche il calcio castoriano, come ti hai detto, che è quello di Mister Fusci, è un calcio che in partite particolari, strategicamente, con la squadra messa ovviamente a conoscenza di quello che dovrà essere, visti probabilmente anche gli avversari, dovrà essere l'obiettivo della partita, quindi anche noi ci siamo trovati a dover difendere, però contrariamente a quello che si pensa noi abbiamo difeso molto contro le squadre che erano di bassa classifica. Perché? Perché volevamo farli un po' uscire, è normale giocare Stanardi. Con la capolista, giocare con la capolista. Questo è sintomo anche di tranquillità, perché comunque riesco a costruire, a palleggiare da basso, aspetto che esci, quando mi lasci lo spazio entro dentro. Altrimenti mi trovo sempre a dover combattere con un muro difensivo diventa schierato. Diventa un possesso fino a se stesso. Una densità, sì, chiaro. Che gira, 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 però alla fine sei sempre non là. Non concretizzi quindi... mai, certo. Chi fa della coralità un aspetto sicuramente importante, il Gavorrano, che però esce sconfitto nel confronto contro il Sansepolcro. Andiamo a vedere. Il Sansepolcro al terzo minuto c'è il vantaggio con Terzini che lancia e Susi che riceve, riesce ad accentrarsi, a scaricare un destro a giro che batte il portiere del Gavorrano per l'1-0. Si mette bene la partita per la formazione del Sansepolcro. Al dodicesimo la conclusione di Asante per il Gavorrano, ma la palla è fuori. Al diciannovesimo ancora Lombardi, uno dei più vivaci del Gavorrano. Lombardi pericoloso, si avvicina all'area, scarica il destro, ma la palla è fuori. Si fa rivedere il Sansepolcro al ventitresimo con il raddoppio. Il traversone di Marinelli lanciato benissimo da Terzini, che mette in condizioni D'Urso sul secondo palo di realizzare il 2-0. Al 34esimo dal limite dell'area ci prova ancora Lombardi, la palla esce di poco alla destra del portiere del Sansepolcro Chicri. Al 41esimo la gran conclusione di Conti dalla sinistra e Chicri neutralizza con una grande parata. Il finale di tempo è per il Sansepolcro con Essoussi al 45esimo, pericoloso in area, conclude da buona posizione, ma difficile la conclusione perché era praticamente coperto l'attaccante del Sansepolcro, ma il portiere del Gavorrano Bertolacci risolve con una grande parata. Si va al riposo con il doppio vantaggio del Sansepolcro e la ripresa si apre al 17esimo con la conclusione di D'Urso dentro l'area, il suo diagonale però è fuori. Al 23esimo, un rinterzo veramente da biliardo per il Gavorrano tra Moscati e Carnevale, spedisce la palla in rete ma il gol è annullato per fuori gioco. Tre minuti dopo, conclusione ancora di Lombardi, alta sopra la traversa. Al 29esimo, ancora un gol annullato al Gavorrano per fuori gioco di Moscati, che realizza con una bella girata ma la bandierina dell'assistente è alta, il gol viene annullato.
Infine, al 39esimo, il Sansepolcro realizza il terzo gol con una bella percussione di D'Urso che dal fondo crossa in maniera molto potente e Tiritiello, nel tentativo di anticipare Essussi, mette la palla nella propria rete per il 3-0 finale. Il successo del Gavorrano ha consentito al Gubbio di tornare matematicamente, aritmeticamente in Lega Pro. Vediamo il successo appunto della capolista di Maggi contro il Foligno. 32esima giornata nel girone di Serie D, la giornata della possibile apoteosi per il Gubbio che in un Barbetti colorato di rosso e blu affronta il Città di Foligno in un derby quanto mai vibrante già prima del calcio d'inizio, tra presunte combin e punzecchiature tra tifosi. Battere i biancoazzurri e sperare in una sconfitta della diretta contendente Gavorrano a Sansepolcro significherebbe matematica promozione in Lega Pro. La coreografia dei supporters cubini ed applausi con i simboli della città e la scritta "a tua difesa" che si erge in mezzo al torpedone rosso blu. 4-3 classico per Maggi con i recuperati Boalì e Conti titolari, risponde in vivo con il 4-4-2 dove Di Paola assiste il beccatissimo ex balistriere in attacco. A rompere l'equilibrio iniziale ci pensa prima il Sansepolcro, subito avanti 2-0 sul Gavorrano, e poi Ferretti, ma il suo sinistro dal limite al minuto 14 esce di poco a lato. Passano 5 minuti e Di Maio incorna rete, ma Farroni si fa trovare pronto rifugiandosi in angolo. Alla battuta dello stesso va Croce che calibra la traiettoria dalle parti di De Grassi. Il terzino scuola Juventus è esplode un Beffardo Mancino che si insacca a mezza altezza sul primo palo per il vantaggio rosso-blu ed il tripudio dei Barbetti. La risposta Polignate arriva al 25esimo, ancora da una palla inattiva con la punizione tagliata di Napolano che Volpe però riesce a parare salvando il risultato. Il Gubbio vola sull'ali dell'entusiasmo e vuol chiudere la pratica. Al 28esimo Ferri Marini innesca Zuppardo, ma la sua deviazione aerea trova la pronta risposta di Farroni e l'estremo difensore del Falco è protagonista ancora al 35esimo quando para a terra la conclusione di Ferretti. Finale di primo tempo, Mister Maggi viene allontanato dall'arbitro Carella di Bari per proteste per la mancata sanzione di un fallo di Daiello, altro ex autore del gol partita per i rossoblù nella sfida d'andata su Conti. Il copione non cambia nella ripresa, con Croce che al 12esimo ci prova di destro da lontano, ancora Farrone ad opporsi al metronomo ex maceratese. Il Foligno avrebbe la chance di impattare al minuto numero 20, break di Di Paola sulla sinistra, assistenza al bacio per Balistrieri che spaccata da posizione favorevole calcia sopra il montante. 2 minuti dopo ci prova di nuovo Napolano, ma il destro radente dell'ex San Benedettese termina di poco fuori dallo specchio della porta. Il Gubbio si fa vedere di nuovo dalle parti di Farrone al 27esimo, con Ferri Marini che prova il colpo acrobatico su lancio di Croce, ma la palla si perde a lato. 2 minuti dopo, Checchi, subentrata Cicerello, calcia in porta, Volpe respinge, arriva Gentile per il tapin vincente, ma sempre Volpe con un intervento prodigioso chiude la sala cinesca. Nel frattempo arriva la notizia anche della terza rete biturgenza sui maremmani. Il Gubbio allora tiene il campo con ordine e al triplice fischio finale il Barbetti intero può urlare al cielo in un unico afflato. Il Gubbio torna in Lega Pro e l'amara retrocessione nei dilettanti avvenuta appena 11 mesi fa è oggi solo un effimero ed evanescente ricordo. Una cavalcata pazzesca raggiunta grazie ad un girone di ritorno da Cineteca con 13 vittorie in 15 partite e 34 punti conquistati su 36 disponibili nelle ultime 12 partite. Ed ora altre due gare a Città di Castello domenica 1 maggio prima della chiusura casalinga con il Viareggio, che fungeranno da antipasto per la Pol Scudetto Serie D per un'annata davvero memorabile per società, staff, giocatori e per l'intero popolo gubino. E dunque il Gubbio torna in Lega Pro a coronamento adesso di un girone di ritorno straordinario, una squadra che ha vinto sempre, soltanto due le eccezioni, il pareggio del Lotti e la sconfitta patita proprio contro il Gavorrano. Gubbio e Gavorrano, anche due squadre che hanno un'interpretazione del calcio molto differente, no? Tornando sì. A quello che dicevamo prima, quindi il Gavorrano più armonica, più corale, Bonuccelli un calcio di ampiezza, di aggressività, quella di Maggi più pratica, più essenziale, più basata sull'individualità, anche perché c'era l'obbligo, certo. Ovviamente l'imperativo di vincere a Gubbio e poi così è stato. C'è modo però di incastrare queste due situazioni, nel senso, come dicevi tu, la coralità che però possa supportare anche l'individuo, quindi anche il colpo, la giocata che possa spezzare gli schemi. Esiste questo connubio secondo te? Sì, e credo che peraltro il Gubbio sia stato bravissimo a metterlo in atto durante questo campionato, perché si parte ovviamente dal gruppo squadra, dalle individualità. Il Gubbio è una squadra che è stata costruita per vincere il campionato, una squadra che ha ricercato i giocatori per quello che è il gioco che Mister Maggi poi ricerca nella propria squadra. Non è solo frutto delle individualità la vittoria del campionato. Io credo che Gubbio abbia vinto il campionato
anche mettendo in campo del bel gioco. Ovviamente un bel gioco costruito con delle trame che potessero valorizzare le caratteristiche individuali dei giocatori. E quindi probabilmente a metà stagione gli mancava qualcheduno di peso davanti e in Zuppardo hanno trovato probabilmente il giocatore ideale. Il riferimento ideale. E stessa cosa credo sulla zona esterna destra, dove Bertoccini, anche in casa, io mi ricordo la partita che ho visto contro il Poggi Bonzi in casa, ha effettuato forse, io credo, una decina, 15 di volate sulla destra per poi pennellare grandi palle in mezzo all'area proprio per la corrente Zuppardo, o l'altro era Ferri Marini. Ecco. Quindi credo che Gubbio abbia meritato la vittoria del campionato, sia una società organizzata e che merita di stare ai piani alti del calcio, meritava di questa stagione del calcio di Serie D, e spero che faccia bene anche il prossimo anno. Peraltro è una squadra che lavora molto bene anche al settore giovanile, perché anche riportandolo negli juniores abbiamo lottato fino all'ultima partita con loro, tanto che noi abbiamo vinto l'ultima in casa con il Foligno per 3-0, e loro a loro volta hanno vinto con la seconda in classifica, e quindi superandola, piazzandosi secondi nei playoff, che era lo Scandicci, quindi lo scontro diretto. Erano dietro d'un punto e li hanno battuti in casa per 3-1, mi pare. Quindi è una squadra che lavora molto bene. Ultima riflessione e considerazione prima di chiudere, perché domenica c'è il derby, c'è Collegiana contro Poggi Bonzi, che forse anche un po' scaricato, consumato da questi 13 risultati tutti consecutivi. Ovvio, quando parti da dietro e devi rincorrere, ci sta che puoi lasciare per strada qualche energia. Mentre la Collegiana, dopo un inverno pessimo, perlomeno una fase gennaio-febbraio pessima, adesso rischia concretamente di, non è semplice ma è sempre possibile, agganciare il quinto posto. Chi ci arriva meglio secondo te? Beh, senz'altro ci arriva con maggiore tranquillità il Poggi Bonzi, e ovviamente ci arriverà con più euforia probabilmente alla gara la Collegiana, che ha prefissato l'obiettivo probabilmente del raggiungimento dei playoff. Sarà senz'altro una bella gara, sarà una partita entusiasmante, come io mi auspico e spero, perché mi piace il calcio divertente e quindi poco tattico e più emotivo spesso in campo. E credo che comunque il Poggi Bonzi possa fare una buona gara, come altresì la Collegiana. È giusto che sia una partita onesta, è un derby, e nei derby può succedere sempre di tutto, ed è la cosa più bella, secondo me, come espressione del calcio. Quando non sai che cosa succede durante l'imprevedibilità durante una gara, credo sia bellissimo, e quindi diventa una partita scoppiettante, diventa una partita dove il costo del biglietto ne valsa la pena, perché comunque il patema e i sentimenti che ti dà anche da vedere da fuori rianima un po' lo spirito del calcio. Senti, ultimissima cosa davvero, a proposito di imprevedibilità, cosa ci dobbiamo aspettare da questo Poggi Bonzi juniores, dico, nella fase finale? Beh, aspettiamoci, come ho detto ai ragazzi, il Dream. Avevo messo The Dream perché questa era la fase dei playoff, quindi la vittoria di andata e ritorno dei playoff e poi l'ultima dei playoff, per poi accedere al Dream. Quindi abbiamo tolto il The, adesso siamo soltanto al Dream, che, se tu fai caso, abbiamo 5 partite nel percorso per arrivare alla finalissima dello scudetto, e cancelleremo ogni lettera, ogni sono partita. 5 lettere, 5 partite, l'ultima. Senti, questa è una cosa che hai partorito tu, questa cosa sì, del sì, l'ho inventata. Sì, che è una cosa che ho inventato io, e mi è piaciuto condividerla con i ragazzi, loro l'hanno presa bene, e è divertente, io credo che nello spettatore ci debba essere sempre sorriso, sempre amicizia, e perché è alla base di un gruppo squadra, quindi certo. I miei poi lo sono amici da molto tempo, alcuni nuovi integrati si sono subito integrati e sono diventati ovviamente corpo squadra in maniera indissolubile con gli altri che si conoscevano da tempo. È stato un bellissimo risultato, è arrivato, adesso speriamo di attaccare lo scudetto sulla maglietta. Siamo in conclusione, grazie Alessio Lucia. Grazie a te. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, ovviamente D-Day torna la prossima settimana, grazie.